Sono le 10, ancora buona mattinata con Cusano Italia TV, mattina con noi il contenitore di informazione del mattino del canale televisivo dell'Università Niccolò Cusano. Abbiamo cominciato la trasmissione di oggi raccontando la situazione legata al conflitto russo-ucraino-ucraina, gli ultimi aggiornamenti, polizia a Kiev in zone liberate, trovati oltre 1200 corpi, altri 20 corpi sono stati trovati nei villaggi liberati dall'occupazione dell'esercito russo nella regione di Kiev. Sale così a 1235 il numero dei cadaveri di civili recuperati, che martedì erano 1202, lo ha riferito il capo della polizia della zona di Kiev. La maggior parte delle persone era di Borodianka e dei villaggi vicini. La maggior parte di loro è morta a causa del fuoco di armi leggeri. Sono gli ultimissimi aggiornamenti su un conflitto che sembra non conoscere tregua e che purtroppo va avanti dal 24 febbraio. Un conflitto che provoca dei danni seri, umani ed economici, e noi staremo a vedere quali saranno le evoluzioni. Seguiremo passo passo gli aggiornamenti attraverso le nostre trasmissioni. Parlando del conflitto russo-ucraino, noi parliamo molto di frequente dell'importanza dei leader delle superpotenze mondiali e dei più importanti leader europei nel favorire un accordo di pace. Ieri Macron ha incontrato Putin e è stato un momento dove Putin ha aperto, insomma, la possibilità di un accordo. Emmanuel Macron, il nostro protagonista nel momento dedicato al benessere mentale, con Marilena Menti, psicoterapeuta, in diretta con noi. Bentrovata, dottoressa, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Emmanuel Macron, il profilo psicologico di un esponente politico importante per la Francia e per l'Europa, ma insomma un personaggio estremamente giovane, dottoressa Menti, del 1977, ha appena 45 anni e subito ha capito e si è innamorato, insomma, di questa donna all'età di 15 anni. Era la sua insegnante di lettere Brigitte, e subito ha capito e intrapreso quello che sarebbe stato il suo percorso politico e professionale, studiando, imparando. Nell'insieme possiamo dire che il suo è un profilo di una persona estremamente determinata, ma anche molto precoce, dottoressa Menti. Ma nella vita è vantaggioso portarsi avanti con i propri progetti in età estremamente giovane o no? Allora, sì, l'età è indifferente, perché uno magari anche a una giovane età può avere le ambizioni, anche la determinazione di fare tante cose. Ma nel caso di Macron è un'altra cosa. Io vedo una crescita stoppata. Non ho capito, scusi, una crescita? Stoppata. Ah, ok, una crescita stoppata, cioè ha bruciato le tappe praticamente. Ha bruciato le tappe, ma in modo abbastanza pericoloso, direi. Ah, ecco. Ci sono delle leggi, no, che proteggono anche i minori, gli adolescenti, da questo tipo di problemi, nel senso che cioè, la consensualità inizia da 14 anni, ma c'è un'eccezione nella legislazione, che praticamente sale a 16 anni quando si tratta di persone che fanno da modelli, quando praticamente si tratta di un insegnante, di un professore, di un tutor, di un convivente, di quello che si occupa della cura, praticamente quello che prende la cura dell'educazione. Dello sviluppo psicologico di un Certo. adolescente, e lì la legge protegge. Quindi possiamo dire che quello che è successo con Macron è fuori dalla legge, non è legittimo Beh, in quel senso. certamente fuori dalle leggi naturali, dottoressa Menti, dove appunto Ma c'è un non solo percorso. naturali, anche istituzionali. Quindi stiamo parlando di una crescita stentata proprio. Sicuramente non è colpa di Macron, perché i ragazzi, gli adolescenti non hanno
diciamo la percezione, no? Di intendere e di volere a quell'età, perché sono adolescenti, perché sono in crescita, perché ancora la loro identità non è sviluppata. E quindi abbiamo due fasi di separazione di un individuo. La prima fase, come abbiamo detto, è quella da 6 mesi fino a 6 anni. E la seconda fase di separazione e individuazione è quella dell'adolescenza da 12 fino a 18 anni. Quindi sono importanti, perché queste due fasi sono importanti? Perché solo così può uno sviluppare una identità integra, ok? Che significa che il suo sé è definito. Certo. Che ha dei limiti, che ha dei confini. Allora, quando questo viene invaso, praticamente, quando i confini sono invasi, purtroppo non abbiamo un sé integro. Cioè, la teoria della discrepanza di sé di Edward Higgins, che parla proprio di questo. Possiamo fare, no, per far capire, il sé è reale, il sé ideale e il sé è il superio, diciamo, no? Sono tre tipi di sé. Questi sé, a queste fasi, fanno delle trattative tra di loro, no? Ok. Perché devono integrarsi, quindi abbiamo delle trattative tra di loro. Quando questo normale sviluppo viene in qualche maniera invaso, Leso stoppato da certo, da da qualche qualche fattore. trauma, perché anche la seduzione di un adolescente che non è adulto ancora è un trauma, ok? Anche questo è un trauma. Allora, quando questi sé non riescono ad integrarsi, lì ci sono dei problemi. Ad esempio, a Macron il grande problema è la discrepanza tra sé reale e il superio. Lui praticamente non si è mai identificato con il padre. Lui non ha paura della castrazione. Lui è senza limiti, è senza confini. Sì. No, c'è una discrepanza del sé. E poi ha sviluppato un meccanismo per compensare questo suo problema. Certo, dottoressa Menti, allora abbiamo visto che il percorso di Emmanuel Macron è molto stabile, quindi abbiamo detto c'è questa donna che entra nella sua vita all'età di 15 anni, lei ha detto che a quella età tutte le decisioni che prendiamo e che abbiamo preso poi non si sono ritrovate nel tempo per ovvi motivi, per ovvie ragioni. Non è il caso del nostro leader, quindi c'è anche grande forza, grande determinazione nel perseguire i propri obiettivi, dottoressa, nel tempo. Infatti, ad oggi, Macron, mantiene questa, sua relazione, insomma, con grande stabilità. Quindi vediamo in lui una, forte determinazione, questa è una caratteristica che accomuna un po' tutti i politici e anche il suo caso. Ha detto che Macron non si è mai identificato col padre, quindi ha capito che tutto poteva essere possibile della sua vita, del suo viaggio esistenziale, e così è stato. È possibile innamorarsi dell'insegnante di lettere e sposarsi, così è E stato. l'uomo È si possibile fare il politico e così è stato, ma non so se sia positivo o negativo, non saprei quale lettura dare da un punto di vista psicologico, dottoressa. Allora, sì, è l'uomo, lui si può dire che è l'uomo del desiderio. Lui si è identificato con il desiderio, lui è onnipotente. Sì. Lui ha sviluppato questo meccanismo per superare questa discrepanza, e questo può essere adattivo, no? In qualche maniera, perché lui poi cosa ha fatto? Si è sposata, c'è cioè il trauma bonding,
Trauma bonding, quindi quando uno viene traumatizzato c'è anche la sindrome di Stoccolma, no? Quando uno ha questo tipo, subisce questo tipo di abusi, che stiamo parlando di un abuso psicologico qua, perché la seduzione, la professoressa magari può dire che il ragazzo a me mi massacrava delle chiamate, no? Certo. Ma il ragazzo che faceva questa cosa sicuramente aveva delle sue problematiche all'epoca, perché già aveva altri, no, magari problemi con la prima separazione e individuazione, sì. Ma a quel momento era lei che doveva avvisare, cioè una normale reazione quale sarebbe? Chiamare l'insegnante, chiama i genitori, ma comunque chiamare i genitori e dire che il vostro ragazzo mi importuna, ha i problemi. No? Raccontato così sembra. Allora, invece che cosa ha fatto? È andato a fare un weekend con lui nascosti praticamente da tutti, e lui è tornato a casa e i suoi genitori erano preoccupatissimi, perché nessuno sapeva dove stava questo ragazzo. Cioè, stiamo parlando di un comportamento dalla parte della professoressa non proprio serio e non adatto al suo ruolo. Non adeguato al ruolo. Dottoressa Menti, raccontata così sembra una barzelletta, invece è una storia vera. Quindi la professoressa che viene importunata dallo studente che non chiama i genitori, ma non solo. È anche una storia che ha un grande lieto fine, perché comunque i due stanno insieme, sono molto innamorati, e poi anche è una storia stabile, dottoressa Menti. Forse anche lei si è lasciata prendere dalla seduzione del ragazzo. E comunque i due stanno insieme alla luce del sole, niente da dire. Sì, allora stiamo parlando di trauma bonding, di sindrome di Stoccolma e anche di riparazione del trauma. Il trauma si è riparato in questa maniera e la sua onnipotenza praticamente ha vinto, e lui ha riparato tutto. Non è stata lei che mi ha seduto, non è stata lei che ha fatto niente, sono stato io ho fatto tutto io, e io mi devo sposare, perché così sono stato io a fare tutto. Questa è la classica reazione di un narcisista covert, ok? Quindi covert, nel caso di Emmanuel Macron possiamo parlare di narcisismo covert, e di delirio di onnipotenza. Ha tutte le caratteristiche, praticamente i tratti di un narcisista covert, perché sono quelli che vogliono, che devono essere piacevoli agli altri e devono piacere agli altri. Questo è molto importante per loro, ma in realtà il narcisista covert chi è? È quello che non è riuscito a diventare overt. Ah, ecco. È quello che non è riuscito a prendere l'ammirazione, come fa un narcisista overt. Ah, quindi sarebbe il narcisismo cattivo, per semplificare le cose. Il narcisismo maligno, overt. Molto maligno. Ah, cavolo. E perché maligno? Perché quando il narcisista covert viene ad affrontare una situazione di grande stress o un trauma che praticamente subentra, e lui passa allo stato dello psicopatico. E questo può arrivare anche dopo tantissimi anni. Di solito il narcisista covert è stabile nel tempo, è tanto geloso, è sempre timido, è tutto coperto, ma è molto geloso, ha tanti sentimenti di fallimento interno, perché tutti per una vita l'hanno sfruttato e hanno preso tutto da lui. Hanno preso gli altri tutto da lui, e quindi lui è veramente molto maligno. E quando dopo anche tanti anni arriva ad affrontare uno stress, una situazione di grande stress, può diventare facilmente psicopatico, passa allo stato dello psicopatico, perché nei disturbi di personalità abbiamo esattamente questo che si chiama switching. Il switching
Insomma, della classe politica, dottoressa Menti, non salviamo nessuno, mi sembra di capire. Tutte le volte che parliamo e che raccontiamo i profili dei nostri esponenti, sembra che non ce ne sia un qualcuno di loro che vada bene. Anche nel caso di Emmanuel Macron, però, mi sento di dire che il delirio di onnipotenza e il narcisismo rientrano nel personaggio e sono forse funzionali all'obiettivo. È un esponente che resiste, che promette bene per il futuro, destinato a diventare un leader importante in Europa, ecco. Cioè, voglio dire, ci sono delle disfunzioni psicologiche. Ma nell'insieme comunque è una persona affermata che lavora destinata a essere sempre più potente, ecco. Sì, lui diventerà sempre più potente perché lui innanzitutto deve sentirsi onnipotente perché è quello il suo meccanismo, no? Di compensare tutto, ma non ha proprio limiti e confini. Da questo punto di vista, se noi dobbiamo fare un paragone tra overt e covert, ci sono state ultime ricerche scientifiche su questo, sulla dark triad, quello che abbiamo già descritto, no? Che sono tratti narcisistici, psicopatici e machiavellici. E dalle ultime ricerche scientifiche abbiamo visto che praticamente quelli che fanno parte della dark triad hanno tutti un debole sé, una identità poco definita, una instabilità, e quelli che fanno parte dell'over, diciamo, che hanno questa autorità grandiosa anche di avere questi ruoli importanti, no? Quelli più overt sono quelli che hanno un sé più definito di quelli cover. Quindi, quando stiamo facendo questo paragone, da questo punto di vista sono entrambi problematici, ma quelli cover non hanno un sé, non ce Ah, l'hanno ecco. proprio. È questo che Jung definiva sé costellato. Ma veramente non esiste il sé, lui non ha Grave, sì. e non ha limiti. Qua è la pericolosità, sta qua. Noi quando vediamo quello che sta facendo Putin, no? Possiamo attendere quello che farà perché sappiamo che si tratta di una personalità con questi tratti psicopatici, quindi farà sempre una cosa che noi magari l'aspettiamo perché è quello, no? Si vede, Certo. si vede, ok. Ma quando stiamo parlando di Macron, non si sa che cosa vedremo da questa persona Ah. perché può cambiare, può fare un switching all'improvviso sotto una situazione di stress, come ha già fatto a tante interviste. Non so, io ho visto diverse interviste di lui che ha trattato male delle persone, ha perso il suo proprio Il controllo, ha perso il controllo, controllo. una impulsività improvvisa contro delle persone. Poi un'altra caratteristica che quando lui praticamente, quando gli altri non vanno d'accordo, lui lo perde il controllo. E non solo questo, ma anche come tratta le persone. È molto indifferente, veramente non si può, cioè non può immedesimarsi con l'altro, è molto indifferente e anche molto snob, diciamo, con delle persone povere, con delle persone Un po' più che fragili, un po' più deboli, ma questa è una caratteristica che appartiene a tanti, che appartiene a tanti. Dottoressa Menti, lei si occupa di narcisismo, insomma, nel suo studio, dottoressa, prima di salutarla. Allora, non solo di narcisismo, sicuramente dei disturbi di personalità, sì, qua infatti io sto parlando oggi dallo studio, purtroppo non ho potuto venire in presenza, ma noi abbiamo un approccio molto integrato perché praticamente abbiamo lo studio l'ha fondato lo psichiatra Picano, che lui comunque il suo contributo è importante della psichiatria.
praticamente abbiamo integrato la psicologia con la psichiatria, che secondo me è anche il modo vincente, no? Per tutti i disturbi, ma io ci sono più specializzata ai disturbi di personalità e ai disturbi alimentari, ma abbiamo un approccio molto, diciamo, multidisciplinare. Immagino siate operati di lavoro in questo periodo, per ovvie ragioni, insomma, disturbi della personalità, narcisismo, disturbi alimentari. Dottoressa Marilena Menti, i problemi contemporanei? I problemi contemporanei, anche dopo la pandemia, purtroppo sono i problemi veramente più attuali questi, specialmente quando si tratta di adolescenti, ma anche di adulti. Eh sì, soprattutto. Grazie per il nostro incontro, per questo altro interessante collegamento. Grazie. Abbiamo raccontato Emmanuel Macron, giovane determinato, ma narcisista covert e con delirio di onnipotenza. Risentirci alla prossima, buona giornata. Grazie, buona giornata a voi. Ma insomma, forse senza un po' di delirio e onnipotenza non ci sarebbe quel senso di grandezza che i politici hanno, ed è una sorta di delirio che porta i nostri esponenti a immaginare un grande futuro e ad agire per raggiungere l'obiettivo per il futuro. L'Ucraina, abbiamo cominciato parlando del conflitto russo-ucraino, vi racconto l'iniziativa dell'Università Niccolò Cusano per gli amici ucraini. 1 milione di euro destinati ai beni di prima necessità da inviare sul territorio ucraino e 1.100.000 euro come investimento per il diritto allo studio. Non solo soldi, ma anche ospitalità per donne e bambini presso il campus di Roma della Unicusano. L'Ateneo di Roma ha deciso di aiutare il popolo ucraino in questo triste momento che lo vede aggredito nel suo cuore, nella sua terra, vedendo lesa la propria libertà e la propria possibilità di sviluppo. Apprezziamo lo sforzo che questo popolo sta facendo per resistere all'impero russo, pertanto l'Università Niccolò Cusano ha deciso di dismettere tutte le attività ad oggi in essere nello Stato russo e di aiutare concretamente nel migliore dei modi l'Ucraina. Lo ha annunciato il presidente del CDA Unicusano, Stefano Bandecchi. L'Ateneo stanzierà 1 milione di euro per inviare aiuti agli ucraini e presso la sede della Cusano saranno messi a disposizione 35 alloggi, circa 80 posti letto da destinare a donne e bambini in fuga dalla guerra. Ha continuato Stefano Bandecchi. L'Unicusano provvederà ad ogni bisogno, sia di carattere alimentare, offrendo colazione, pranzo, cena presso la propria mensa universitaria, sia acquistando abbigliamento necessario, sia continuando a supportare una vita dignitosa. Presso la nostra nazione sarà cura dell'Unicusano dare possibilità a mamme e bambini di poter usufruire settimanalmente di piccole cifre di denaro. Il CDA dell'Unicusano ha deciso di sostenere il popolo ucraino anche per quanto riguarda lo studio universitario. Ben 300 le borse di studio destinate a 300 studenti ucraini che potranno frequentare in presenza o telematicamente l'Ateneo, dunque senza dover pagare la retta universitaria. Un investimento importante dal valore di 1.100.000 euro. L'Unicusano si fa così capofila per tutte le università italiane che in modo diverso ma sempre significativo possono sostenere il popolo ucraino e la loro libertà e democrazia. Sempre con lo stesso fine di aiuto e di resistenza all'avanzata russa, continuando a difendere la propria libertà anche dopo una probabile totale invasione del territorio ucraino, e sempre per offrire aiuti umanitari alla popolazione, che saranno in modo organico e saranno mirati ai più deboli, l'Unicusano ha aperto una raccolta fondi rivolta in primis alla comunità accademica, ma anche a tutti i cittadini che vorranno aderire. I fondi raccolti saranno rendicontati in maniera esatta e tale rendicontazione sarà esposta sulla home page del sito www.unicusano.it nel momento stesso in cui inizieranno gli investimenti. Ogni centesimo sarà speso per i beni di prima necessità, utili a sostenere il popolo ucraino, ha concluso il presidente Stefano Bandecchi.